Tra gli appuntamenti imperdibili del Macerata Opera Festival ci sono gli aperitivi culturali alla Galleria degli Antichi Forni. A mezzogiorno, nei giorni delle recite, questa location si riempie ogni volta e dispensa, oltre ad una sana frescura, tanta cultura. Molti gli ospiti di Cinzia Maroni dell'Associazione Sferisterio Cultura e molti gli argomenti trattati, sempre legati alle opere in cartellone e al tema del festival, quest'anno l'Oriente. Esempio è stato l'ultima recita della Ida con una giovane scrittrice romana, Giulia Caminito, e il suo romanzo La Grande A, un racconto biografico. La mia famiglia ha passato buona parte della propria vita tra l'Eritrea e l'Etiopia, quindi una ricostruzione del periodo postcoloniale italiano dopo la Seconda Guerra Mondiale fino agli anni 60, di cui ho raccolto testimonianze sulla quale poi ho scritto il romanzo, quindi partendo dalle memorie di famiglia, di mia nonna che è stata intervistata, e su queste io poi ho studiato cercando di capire cosa facevano lì effettivamente gli italiani in quel periodo, e ho romanzato, ho cercato di scrivere, insomma, aggiungere di mio. La Caminito è stata introdotta dall'amica di studi, nonché curatrice del Festival Pop Sofia, Lucrezia Ercoli, che ci ha spiegato come l'Occidente ha definito l'Oriente. Una sorta di orientalismo, quindi di stereotipo, di pregiudizio, di definizione generale di un mondo, l'Africa, l'Oriente in generale, che in realtà è molto più complesso, molto più variopinto, molto più variegato, e attraverso il romanzo e anche attraverso l'opera lirica in realtà si riesce a tirar fuori l'esperienza, la vita vissuta, che ci fa capire molto di più della storia con la S maiuscola, che generalizza e non rende conto dei sentimenti, delle storie particolari che poi questo Oriente l'hanno effettivamente vissuto. Gli aperitivi culturali termineranno con l'ultimo weekend del festival con 3 appuntamenti da non perdere. Il primo con Cesta Recatà, partendo dalla Butterfly, quindi partendo dal suicidio di Chocho San, ripercorreremo anche tutta una serie di altri personaggi giapponesi che hanno utilizzato proprio questa forma estrema anche di protesta. Torniamo alla Butterfly il giorno dopo con Pierfrancesco Giannangeli, parlando di un parallelo tra un'opera di Pirandello e la Butterfly, e tenendo conto che è anche il 150° anniversario della nascita di Pirandello, quindi sarà un modo anche per ricordarlo. E poi, vabbè, l'ultimo giorno c'è l'Occidentalis Karma, faremo un piccolo bilancio e sarà interessante anche capire, e ci faremo dire da Francesco quello che vuole fare l'anno prossimo.